Buongiorno signori. Allora, approfitto del commento di Giuseppe proprio per evidenziare nuovamente questa problematica, cioè che più aumenta l'idratazione, più il prodotto è digeribile. È ovvio che in assoluto questo è un concetto vero, perché a parità di massa introdotta, se è fatta con un'idratazione maggiore, avremo più acqua che ha 0 calorie e meno farina che ha 300-350 kcal ogni 100 grammi, eccetera, eccetera. Ma il senso assoluto delle cose, cioè quello che leggiamo come galline sui libri e ripetiamo a pappagallo senza relativizzarle, è da stupidi. Relativizziamo il concetto di digeribilità nella pizza, allora non ha senso parlare di idratazioni del 50 o dell'80 perché sarebbero prodotti completamente diversi, quindi non ha senso parlarne. Una pizza come quella napoletana, moderna, contemporanea, quello che volete, può avere un'idratazione, diciamo range estremi 70-80%? Ok, per avere un prodotto simile. Molto bene, tra un panetto da 260 grammi con il 70% di idratazione, un panetto da 260 grammi con l'80% di idratazione, ci ballano circa 7 grammi di farina. Ora, se noi ci riferiamo a questi 7 grammi di farina per dire che abbiamo bisogno, che introduciamo di più o meno calorie riferite a questi 7 grammi di farina, allora mi dovete anche specificare, essere assolutamente certi del fatto che tutti i panetti siano di 260 e non qualcuno da 263 o 256, del fatto che su tutte le pizze ci siano gli stessi identici grammi di mozzarella e non di più o di meno. Del fatto che l'olio siano sempre quei 12 grammi e non magari 17, del fatto che il salame e il prosciutto siano sempre quei grammi e non magari una fetta in più, perché se sono importanti 7 grammi di farina, saranno importanti sicuramente a livello calorico e forse ancora di più per i grassi 7 grammi di salame. Siamo d'accordo? Ecco perché non ha il minimo senso parlare di digeribilità legata all'idratazione per la pizza, perché si rientra in un campo ridicolo, assolutamente non controllabile e che diventa solo marketing senza il minimo senso. Spero di essermi spiegato ancora meglio. Vi aspettiamo in Foodme per tutto quello che riguarda la farina e l'acqua, ovviamente non in dosi omeopatiche che sono incontrollabili.